Lanciato nel febbraio 2010, il Solar Dynamics Observatory è in orbita ormai da 3 anni. Per festeggiarlo, la NASA ha predisposto una galleria delle migliori immagini ottenute dalla sonda nell'ultimo anno di sudato lavoro. Immagini non solo belle e suggestive, naturalmente, ma soprattutto preziosissime per il lavoro degli scienziati. Studiando le diverse lunghezze d'onda della luce solare, gli esperti possono monitorare i movimenti e le evoluzioni del materiale solare e capire, ad esempio, cosa provoca quelle gigantesche esplosioni che in alcuni casi possono interferire con i sistemi di telecomunicazione nello spazio e sulla Terra. Lo scorso giugno, SDO si è trovato in prima fila ad assistere ad un evento che non si ripeterà per i prossimi 100 anni. Il transito di Venere davanti al Sole. Nel momento in cui il pianeta si è avvicinato al Sole, la luce solare è stata rifratta dall'atmosfera venusiana, creando un alone attorno al pianeta, un fenomeno noto come aureola. SDO ha studiato il passaggio della luce solare attraverso l'atmosfera di Venere per conoscere meglio quali ne siano i componenti. Grazie poi ad uno specifico strumento a bordo di SDO, chiamato HMI, gli astronomi hanno potuto studiare la variabilità e le varie componenti dell'attività magnetica solare, creando una mappa dei campi magnetici del nostro astro, un tipo di dato di cui non si disponeva prima di queste osservazioni. Un dato di grande importanza per capire le dinamiche solari, visto che sono proprio le modificazioni e i riallineamenti dei campi magnetici la causa principale delle imponenti eruzioni solari. Gestita dal Goddard Space Flight Center, SDO è la prima missione all'interno del programma NASA Living with a Star, il cui scopo principale è la conoscenza degli aspetti del sistema Sole-Terra che influenzano direttamente il nostro contesto sociale e le nostre vite.